Un corteo di 15 auto brandizzate per l'occasione è partito dalla sede del decimo municipio ad Ostia per sfilare poi nei quartieri dell'entroterra. È la risposta del Partito Democratico allo stato in cui versano le strade della città e alla mancanza di interventi da parte dell'amministrazione locale. Abbiamo presentato una mozione per chiedere comunque chiarimenti in merito alla situazione del dissesto stradale del decimo municipio. Va avanti ormai da troppo tempo, anche se l'assessore Bollini comunque dà risposte in aula, quelle risposte non ci soddisfano perché è in grave pericolo quella che è la sicurezza dei cittadini anche. Ecco, questi sono interventi di manutenzione straordinari non più rimandabili ormai. No, esatto, infatti, perché i fondi ci sono, ma i bandi non vengono fatti. Sappiamo che c'è bisogno burocraticamente di tempi, ci sono tempi lunghi e quindi se vengono rimandati, i bandi vengono rimandati, la situazione peggiora. Non soltanto gli automobilisti sono a rischio, ma anche chi ogni giorno si serve del trasporto pubblico. Con queste strade che non sono percorribili c'è il problema anche della puntualità, dell'efficienza e quindi anche della salvaguardia dei cittadini sui mezzi pubblici, sulle strade dissestate, degli autisti e dei mezzi stessi. Per quanto riguarda invece le linee, alcune possono essere anche deviate in modo provvisorio. Noi abbiamo fatto una richiesta in commissione capitolina per quanto riguarda la linea 01, che è, diciamo, un percorso a via Fasan talmente dissestato che potrebbe transitare su via Baffico, via Avegno, per poi riprendere l'itinerario normale. In questo caso, diciamo, viene garantita anche l'incolumità dei cittadini. Rispetto al dissesto stradale, l'amministrazione locale fino a questo momento si è limitata a delle soluzioni tampone che dovevano essere temporanee. Sì, diciamo talvolta anche soluzioni un po' bizzarre e dispendiose. Penso alle transenne, penso alle macchine della polizia municipale a tutela delle buche, penso alla vernice utilizzata a mo' di strisce pedonali sugli avvallamenti delle strade dove sono presenti le radici e penso ai cartelli che avvisano che la strada, il manto stradale è dissestato. L'amministrazione capitolina dovrebbe riparare il manto stradale e non avvisare i cittadini mettendoli a rischio che le buche ci sono. Il corteo ha toccato tutti i quartieri dell'entroterra, Ostia Antica, Dragona, Dragoncello, Acilia, Casal Bernocchi, Casal Palocco, Axa e Inferneto, per poi tornare ad Ostia percorrendo la Cristoforo Colombo, con il limite a 50 km orari e le zebrature sulle radici sporgenti.